Carissimi amici di Radio Beat Music, buonasera e benvenuti alla nu a questa nuova puntata di Parliamo di Musica. Stasera iniziamo in compagnia di Elisabetta Armani. Ciao, buonasera! Ciao a tutti, buonasera! Buonasera, appunto, bentornata qui su Radio Beat Music, come stai? Tutto bene, benissimo, quest'estate me la sto vivendo appieno. Col tuo nuovissimo singolo, appunto, in radio. Sì, è uscito il 28 di giugno, si chiama John Let It Go, è il mio secondo singolo, è un reggaeton, quindi un brano estivo e spero che vi piacerà e che vi farà ballare. Ne sono molto felice, sto facendo anche alcuni live, quindi non mi lamento. E com'è nato questo singolo? Il singolo è nato dalla collaborazione con Vittorio Franco, che appunto ha scritto il testo della canzone. Volevo fare un qualcosa che fosse più festivo, appunto un reggaeton. Ho pensato che l'inglese potesse essere la lingua che si sposava meglio con questo genere. Da cosa nasce poi? Da questa collaborazione è nato il testo finito, che adesso su tutti i digital store, quindi Amazon, Spotify, iTunes, ovunque. E anche il videoclip su YouTube. Esatto, c'è il video su YouTube sia della prima canzone che del secondo singolo. Il primo singolo è uscito invece il 28 dicembre, si chiama Tutto si fermò, e potete trovare sul mio canale YouTube digitando Elisabetta Armani sia il video dei due brani che altri video divertenti e di cover che faccio durante tutto l'anno. E ti chiedo anche allora, hai anche già nuovi progetti in cantiere o nuovi singoli? Allora, c'è un progetto in cantiere per quest'autunno, infatti vorrei partecipare a Sanremo Giovani, Incrocio le dita, quindi sicuramente uscirà un altro brano in autunno, non anticipo niente e sarà una sorpresa. Beh, allora invito tutte le persone a seguirti sui social, appunto, per tutte le informazioni. Certo, gestisco una pagina Facebook a mio nome e anche un profilo Instagram dove aggiorno i miei follower su quello che faccio durante la giornata, sui live, sulle interviste radio, insomma potete seguirmi quando volete e anche scrivermi in messaggio privato per qualsiasi collaborazione o anche soltanto per un confronto o fatemi sapere se vi è piaciuto il brano. Beh dai, allora, visto che adesso appunto ci ascoltiamo il brano, ti va di farci proprio tu il lancio radiofonico? Ma certo, ascoltatori, state per ascoltare Don't Let It Go di Elisabetta Armani. To buy this, he wants so. Oh.